Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche del pastore australiano. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Diversamente da quanto si possa credere, il pastore australiano non è originario dall'Australia, bensì dagli Stati Uniti d'America. La razza viene creata per la prima volta proprio in Arizona nel 1967 e i suoi antenati vengono avvistati per la prima volta a fine dell'Ottocento. Questo cane ha un carattere molto solido, è intelligente e la sua indole è quella di cane da guardia e da pastore. Ama trascorrere moltissimo tempo all'aria aperta, curiosando e giocando. Se vivi in un modesto appartamento, potrebbe finire per sentirsi particolarmente stretto. Per lui, la famiglia e il contatto umano sono molto importanti. Detesta infatti la solitudine, sa ascoltare e comprendere attentamente lo stato d'animo degli umani, caratteristica che l'ha spesso visto coinvolto in ruolo come cane guida per i non vedenti o nella ricerca di persone scomparse. È adatto anche in presenza di bambini di diverse fasce di età. È nei loro confronti veramente protettivo. Tuttavia, vale la pena sottolineare che ha un'indole a diventare geloso dei propri giocattoli e del proprio spazio. Non è un cane che ama le intrusioni, viene infatti definito un cane da guardia e pretende il rispetto sia dal padrone sia dagli estranei. La sua altezza varia dai 50 ai 57 cm per gli esemplari maschi e tra i 48 e i 53 cm per le femmine, mentre il suo peso ideale è compreso tra i 20 e i 30 kg. Una caratteristica inconfondibile del pastore australiano è legata al suo manto. Oltre ad essere qualcosa di fantastico alla vista, ne esistono 16 differenti colori. Si va infatti dal nero al blu merle, al red merle e al marrone, passando per tantissime sfumature. Per quanto riguarda invece la salute e la sua aspettativa di vita, è di circa 13-15 anni. Una particolare attenzione va prestata a farmaci e ad antiparassitari. Questa razza infatti può presentare una mutazione genetica che la rende particolarmente sensibile ad alcune componenti farmaceutiche. In generale, comunque gode di una buona salute e anche la perdita di pelo non è eccessiva come in altri esemplari di cani. Un ruolo fondamentale è ricoperto dall'esercizio fisico quotidiano. Essendo un cane molto attivo, è importante ritagliarsi dai 30 ai 60 minuti per giocare e passeggiare con lui in modo che possa scaricare la sua energia. Con un amico a quattro zampe così, questo aspetto non è da considerare in modo superficiale. L'attività fisica è un tassello chiave per lui. Se stai pensando di prendere un pastore australiano, è importante che tu sappia fin da subito che l'educazione non è trascurabile. Essendo un cane molto protettivo, è di grande interesse che venga educato ai comandi e alla socializzazione con gli altri animali fin dalla tenera età. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza intelligente e protettiva, come quella del pastore australiano. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato anche per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!